comprensibilmente preoccupati, siamo preoccupati pure noi, però ovviamente a maggior ragione perché abbiamo una situazione preoccupante, dobbiamo tenere i nervi saldi, spiegare bene su base scientifica quello che sta succedendo. Abbiamo comunicato in tempo reale quello che ci è stato riferito dal Cotugno. Ovviamente non cambia granché. Noi dobbiamo muoverci su due piani: grande prudenza, un lavoro attento di prevenzione. Il problema non è tanto trovare il caso positivo, ma ricostruire poi i contatti che l'eventuale caso positivo ha avuto negli ultimi 15 giorni per cercare di contenere l'eventuale contagio. Per il resto, ripeto, dobbiamo avere comportamenti che consentano di vivere, di produrre, perché altrimenti rischiamo di aggiungere alla crisi sanitaria anche la crisi economica. Già oggi noi abbiamo dei colpi pesanti su tutto il sistema turistico campano. Allora, dobbiamo aspettare da questo punto di vista il decreto del governo che riguarda le misure economiche e le misure per i settori produttivi. Poi avremo incontri anche con le associazioni degli albergatori, con il mondo imprenditoriale, il mondo del commercio e l'artigianato. Vedremo poi come mettere in piedi eventuali misure di sostegno al reddito, oltre che di sospensione di tributi, ma questo è un campo nel quale la competenza è esclusiva del governo centrale. Allora, è stata una riunione importante, troviamo forme di coordinamento, l'ANCI parteciperà alla cabina di regia che abbiamo presso la Protezione Civile, va bene la sanificazione, noi già avevamo provveduto entro la giornata di ieri nelle scuole che avevano ospitato seggi elettorali a fare la disinfezione e la sanificazione, quindi almeno quelle scuole sono già state risanate da eventuali problemi. Va bene, se si fa la sanificazione, purché si faccia la sanificazione, dobbiamo garantire anche i servizi. Nell'incontro avuto con il governo abbiamo discusso dell'opportunità di proseguire con i concorsi, di tenere aperti le sedi agli uffici pubblici. Insomma, tutta una serie di misure, i trasporti pubblici non è che possono fermarsi. Allora, la materia è delicata, bisogna avere comportamenti omogenei su tutto il territorio nazionale e regionale. Noi stiamo preparando alcune iniziative che riguardano per esempio le strutture di pronto soccorsi. Avremo nei prossimi giorni la collocazione di tende della Croce Rossa per fare gli accertamenti su casi sospetti locali separati dai pronto soccorsi per evitare, come dire, contatti fra chi va al pronto soccorso per ragioni proprie e chi va per accertamenti. Poi dobbiamo distinguere ulteriormente. Un conto è avere due casi, 10 casi, cioè avere problemi individuati e delimitati, e questo non rappresenta una grande emergenza, nel senso che possiamo affrontarli tranquillamente ed evitare l'ampliamento del contagio. Un altro conto è quella che possiamo chiamare un'epidemia, cioè una situazione di emergenza tale da richiedere la messa in quarantena di decine di persone. Sono cose nell'ordine delle prospettive possibili e quindi noi ci stiamo preparando, ovviamente senza creare allarmismi, perché non abbiamo questa situazione neanche in Lombardia oggi.